Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati! In questa seconda domenica di Avvento incontriamo la figura del Battista che con forza ci invita a volgere il cuore al Signore che viene. Una domanda che ci accompagna in questo tempo è: come posso prepararmi al Natale? Qualcuno potrebbe dire: ma perché è necessario prepararsi? Natale non viene lo stesso? Certo, il Signore viene, ma come ogni dono va accolto. Nella vita posso ricevere cose bellissime, ma se non le accolgo e non le metto a frutto, quei doni possono diventare inutili o quantomeno non efficaci come dovrebbero. Ora, il Vangelo ci dice che in quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Questo annuncio lo troviamo anche sulle labbra di Gesù ed è fondamentalmente un annuncio di gioia. Dio si è fatto vicino, vuol entrare nella tua vita per salvarla, per liberarla dal male, per colmarla del suo amore, viene per regalarti l'eternità. Tutta questa bellezza è a portata di mano, dunque accoglila. Nowen faceva un bel esempio. Una volta ho visto lo spettacolo di un mimo in cui un uomo si sforzava di aprire una delle tre porte della stanza in cui si trovava. Spingeva e tirava le maniglie delle porte, ma nessuna si apriva. Allora si mise a prenderle a calci, ma non si rompevano. Alla fine si gettò con tutto il peso contro le porte, ma nessuna cedette. Era uno spettacolo ridicolo e tuttavia molto divertente, perché l'uomo era così concentrato sulle tre porte chiuse da non aver neppure notato che dietro di lui nella stanza non vi era un'intera parete e che avrebbe potuto semplicemente uscirne se soltanto si fosse voltato. Ecco cosa intendiamo quando parliamo di conversione. Significa voltarci per scoprire che non siamo prigionieri come crediamo di essere. Visti dalla prospettiva di Dio, spesso somigliamo a quest'uomo che cerca ostinatamente di aprire porte chiuse. Ci angosciamo per tante cose, ci ostiniamo in strade sbagliate e ci feriamo nella nostra ansia. Dio dice: voltati, rivolgi il tuo cuore al mio regno, ti do tutta la libertà che profondamente desideri. Ecco, Dio ci dà la grazia di poterci convertire e ci chiama a dire il nostro sì. Qui in fondo si tratta di liberare la parola conversione da un significato moralistico. Convertirsi non vuol dire semplicemente non fare più delle cose sbagliate. Convertirsi è volgere tutta la propria vita a Dio, decidendosi a lasciarlo regnare in tutti gli ambiti della vita, cercando di raddrizzare tutto ciò che in noi non è bene, tutto ciò che non ci fa bene e che impedisce alla vita di sbocciare. Dunque il Natale va preparato. C'è da mettersi in ascolto della parola di Dio e far verità in noi stessi. Giovanni Battista, proseguendo, viene dipinto come colui del quale scrisse il profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Tecnicamente era un passo di Isaia che annunciava agli esiliati che stavano per tornare a casa, perché Dio stava preparando la via del ritorno. Viene dunque annunciata la fine della tribolazione. Cosa fare? Disporsi ad accoglierlo. C'è una via da preparare perché Dio venga. Dio viene a noi come un fiume d'amore e noi siamo chiamati a rimuovere gli ostacoli perché la sua grazia possa fluire in noi. Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ecco, in genere si dice che bisogna darsi una raddrizzata, ed è vero, ma qui i sentieri da raddrizzare sono i suoi, che vuol dire che le vie del Signore sono dritte, cioè la sua parola è chiara, la sua volontà è vita. Egli ha pensato alla vita in un modo bello. L'amore non fa alcun male al prossimo, il bene è tale, la verità è luminosa. Le parole di Dio profumano di vita. Qual è il punto? Che noi tante volte storpiamo le sue vie. Chiamiamo amore ciò che amore non è. Ci attacchiamo alle cose o assolutizziamo le persone dando loro un ruolo che non gli compete. Oppure opponiamo resistenza alla grazia. Tendiamo a camuffarci dicendo di sì quando in realtà pensiamo di no, che una cosa è troppo difficile ma in realtà non la vogliamo proprio provare a fare. O tendiamo a giustificarci
trovando scuse anche per negare l'evidenza, oppure scarichiamo barili sugli altri per nascondere le nostre colpe, oppure cerchiamo di addomesticare la parola di Dio, come se fosse una sorta di bonsai da potare a piacimento. Se una cosa mi fa comodo, ok, se non mi fa comodo, la escludo. Ecco, miei cari, noi tendiamo in tanti modi a complicare, a storpiare le cose. La parola di Dio ci ricorda: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Disponetevi, cioè, con sincerità davanti a Dio, a fare davvero la sua santa volontà, a ritornare ad una obbedienza autentica. Per poterlo fare, bisogna chiaramente avere innanzitutto l'umiltà e il coraggio di guardarsi dentro e chiamare per nome ciò che non va. Molte persone andavano da Giovanni il Battista per farsi battezzare e confessare i loro peccati. Il battesimo di Giovanni era un rito che non toglieva i peccati, serviva a manifestare la volontà di cambiare vita, preparando il cuore ad accogliere lo Spirito Santo che avrebbe portato Gesù. E questo desiderio di nascere a vita nuova, di ricevere il perdono di Dio, veniva manifestato così, ricevendo il battesimo da Giovanni e confessando, chiamando per nome i propri peccati. Qui c'è la concretezza della conversione. Come ci ha ricordato il Papa, la conversione comporta il dolore per i peccati commessi, il desiderio di liberarsene e il proposito di escluderli per sempre dalla propria vita. Ecco, miei cari, qui c'è la concretezza della conversione. Se no, rischiamo di fare un po' come quella simpatica barzelletta dove si racconta di un uomo che andò a confessarsi. «Padre, chiedo perdono perché ho peccato». «Dimmi, figliolo», rispose il prete. «Sa, durante la Seconda Guerra Mondiale ho tenuto nascosto un ebreo dai nazisti in casa mia». «Ma, figliolo, è stata una buona azione, non vedo nulla per cui tu debba chiedere perdono». «Sì, ma vede, padre, per tenerlo nascosto gli chiedevo 50.000 lire al giorno». «Beh, avresti potuto agire gratuitamente, ma in fondo gli hai salvato la vita, dunque dai, coraggio, ti assolvo, vai in pace». L'uomo si alza, fa tre passi, ma poi torna indietro dicendo: «Padre, ma che dice, glielo devo dire che la guerra è finita?» Ecco, miei cari, la conversione autentica comporta non solo il dispiacere, il dolore per i peccati commessi, il confessarli, ma anche il proposito di cambiare per escluderli dalla propria vita. Molti andavano dunque a confessare i loro peccati. Perché? Perché in fondo, miei cari, il nostro desiderio più profondo è essere perdonati da Dio, essere riabilitati, essere toccati e raggiunti da un amore potente, liberante, capace di ricrearci, di aiutarci a voltare pagina. Noi spesso cerchiamo soluzioni esterne nella nostra vita, di aggiustarla a spizzichi e bocconi, ma ciò di cui abbiamo più bisogno è il perdono di Dio. Il peccato, miei cari, è come una ferita. Tu puoi fare anche finta che non ci sia, puoi cercare di non vederla, nascondendola con la maglia, ma se quella ferita è aperta, sanguina e ti fa perdere vita. Quanta gente cerca di scappare dalla propria storia, ce l'ha con se stessa per gli errori commessi, non riesce a perdonarsi per un peccato fatto e magari cerca di compensare i suoi fallimenti a suon di buone opere, o si butta via pensando di non meritare niente più che rapporti spazzatura, oppure cerca semplicemente di non pensarci, ma sotto sotto c'è il desiderio di ricevere il perdono da Dio, ma scappa da quel perdono. Dio viene a offrirci il perdono che salva, il suo abbraccio che guarisce, la sua tenerezza che cura, il suo perdono che passa attraverso il suo ministro, realmente distrugge il nostro peccato e guarisce la nostra anima, liberando il nostro cuore, rendendoci più capaci di amare. Concludendo, cari fratelli e sorelle, lo sappiamo bene, questo non è facile. Il Papa ci ha ricordato che la tentazione è sempre tira giù, così come i legami che ci tengono vicini al peccato, l'incostanza, lo scoraggiamento, la malizia, gli ambienti nocivi, i cattivi esempi. A volte è troppo debole la spinta che sentiamo verso il Signore e sembra quasi che Dio taccia. Ci sembrano lontane e irreali le sue promesse di consolazione
E allora si è tentati di dire che è impossibile convertirsi veramente. Ma non ce la faccio, no, è troppo per me. Incomincio un po' e poi ritorno indietro. Quante volte sarà passato questo scoraggiamento? Ma quando ti viene questo pensiero, non scoraggiarti, non rimanere lì, perché questo è come una sabbia mobile, la sabbia mobile di un'esistenza mediocre. Cosa fare in questi casi? Prima di tutto, ricordarci che la conversione è una grazia. Nessuno può convertirsi con le proprie forze. È una grazia che ti dà il Signore e pertanto qualcosa da chiedere a Dio con forza. Chiedere a Dio che Lui ci converta. Credere davvero che noi possiamo convertirci nella misura in cui ci apriamo alla Sua bontà, alla Sua bellezza, alla Sua tenerezza. Dunque, caro fratello, cara sorella, tu prega e incomincia a camminare senza stancarti di riconoscere, di confessare, di ripartire. È Dio che ti muove a camminare e tu vedrai come Lui arriverà e come la tua vita sempre più nel bene sboccerà. Coraggio dunque, miei cari, accogliamo l'invito del Battista e allora sì che celebreremo davvero un santo Natale del Signore. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.